Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre tutti erano pieni di meraviglie per tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli: «Mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano degli uomini». Ma essi non comprendevano questa frase. Per loro restava così misteriosa che non ne comprendevano il senso e avevano paura a rivolgergli domande su questo argomento. Gesù sa tutto, Gesù conosce i pensieri del cuore, Gesù conosceva coloro che aveva scelto, i discepoli, gli apostoli, conosceva anche Giuda. Gesù sapeva perfettamente che quelle parole che lui stava dicendo, quelle parole importantissime, fondamentali, decisive, probabilmente le parole più importanti di tutto il Vangelo, o almeno di tutta la vita di Gesù precedente alla sua Pasqua, alla sua crocifissione e morte, più importanti, più decisive. Non certo più importanti, non si può misurare, no, l'importanza delle parole di Gesù, il discorso della montagna, tutte, ogni singola parola è un tesoro inesauribile, ma nel contesto del cammino verso Gerusalemme, cioè nel contesto del cammino di fede della Chiesa, dei discepoli, degli apostoli, queste parole sono fondamentali. Perché? Gesù, nonostante conoscesse il cuore di quei poveri 12 apostoli, nonostante sapesse che quelle parole sarebbero rimaste velate, e sarebbero rimaste velate anche per una decisione interna, una decisione libera dei suoi apostoli, di una chiusura nella paura. Nonostante questo, Gesù le annuncia e dice una cosa. Attenzione, che questo è importantissimo, a me piace moltissimo, perché oggi ci rivela una cosa fondamentale, ce la rivela a noi preti, ai vescovi, al Papa, se vogliamo, le rivela ai genitori. Lo rivela un marito nei confronti della moglie, una moglie nei confronti del marito, ai genitori, ho detto, rispetto ai figli, alle volte anche ai figli rispetto ai genitori. Ma diciamo che, no? Manteniamo questa gerarchia, i genitori, ma anche un fidanzato verso la fidanzata, una fidanzata verso il fidanzato, un fratello verso un fratello. Questa parola, mettetevi bene nelle orecchie. Cioè, questo dice, mettete queste parole, cioè inchiodate queste parole, mettete dentro i vostri orecchi queste parole. Perché dice questo se poi sa che tanto non le capiscono? Tanto vale dirle direttamente dopo. Quindi dice, era necessario, vi ricordate, no? Ai discepoli di Emmaus, che stavano sfuggendo, stavano andando dalla parte opposta di Gerusalemme. Gesù accanto a loro cammina, come oggi, e ripete le stesse identiche parole, sviluppandole di più, evidentemente. Stolti e tardi di cuore, e duri di cuore, nel comprendere le parole. Cioè, questa profezia per Gesù è importantissima. È importantissimo che la profezia, cioè che queste parole profetiche, riguardo alla sua missione, riguardo a quello che lui sta per fare, se vogliamo che ha già iniziato, perché già è ben rifiutato, che queste parole si impiantassero dentro le orecchie dei suoi discepoli. Per questo
Questo per Gesù è importantissimo. Perché? Perché è importantissimo che tu dica la verità a tuo figlio? Che tu dica a tuo figlio, mettiti bene nelle orecchie questa parola che ti sto dicendo, che è la stessa parola che ha detto Gesù, cioè che il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini, dei pagani, dei peccatori. Perché devi annunciare con questa forza, obbligando quasi, perché il verbo è un super imperativo, potremmo dire, è un imperativo che è un imperativo aoristo positivo in greco, che indica la necessità di dare inizio a una cosa nuova. Guardate, questo è importantissimo, vedete che alle volte, molte volte è importante, risalire all'origine, alla parola originale, alla parola greca originale, perché qui sta dicendo quello che per Gesù è importantissimo. Questa parola è fondamentale che sia seminata, che sia piantata, che sia inchiodata nelle orecchie, cioè nell'udito, che significa attraverso, che entri, penetri attraverso la porta attraverso la quale entra la fede di San Paolo, cioè che questa parola sia seminata nel cuore, ma sia seminata veramente, cioè che prenda radice, che sia conficcata dentro. Perché? Perché questa parola ha bisogno poi di essere compiuta, cioè di vedere, di sperimentare il compimento. Questa parola predicata, questa parola messa bene dentro le orecchie, dà inizio a qualcosa di assolutamente nuovo, di completamente nuovo. Nei discepoli, anche se non ne sono consapevoli, anche se hanno paura, anche se in quel momento la rifiutano, e neanche vogliono chiedere, neanche vogliono approfondire, come fa tuo figlio, come faccio io. Quante volte tuo figlio ti sfugge, tu vorresti parlargli, non ti vuole ascoltare. Ma così fa anche tua moglie, così fa anche tuo marito, così fa anche la tua fidanzata, il tuo fidanzato, il tuo fratello, il tuo amico. Quante volte sfuggono, non vogliono. Quante volte sfuggi tu, quante volte sfuggo io. Ma questo non significa che non bisogna annunciare il Vangelo, questo non significa che non bisogna piantare, mettere dentro le orecchie delle persone, dei fratelli, la parola del Vangelo, cioè la parola della passione, dell'amore infinito di Gesù Cristo. Perché questa predicazione, questa parola seminata, dà inizio a una cosa nuova, anche se l'altro non lo capisce. Quando poi quella parola si compie, cioè si sviluppa, si realizza, allora si aprono gli occhi. Allora lo Spirito può agire in profondità e in pienezza. Attenzione, perché, guardate, è come se, anzi non è come se, è così. La passione di Gesù Cristo, il suo amore infinito, la follia totale di Dio che si consegna agli uomini che ha creato e che lo hanno rifiutato, cioè è una cosa assurda. Questo assurdo che è la passione, che è l'amore infinito di Gesù Cristo, inizia a compiersi, si semina in questo momento nel quale Gesù Cristo annuncia ai suoi apostoli quello che va a succedere. Ma non soltanto lo dice, oi ragazzi, sapete che va a succedere mo? Ma sapete? O lo dico io? No, non è così. Dice una cosa, è un imperativo, un super imperativo. È qualcosa che è come se prendesse, non so, immaginate, è come se Gesù prendesse un martello pneumatico e gli dice, vieni qua. Vieni qua Pietro, vieni qua Giovanni, vieni qua Giacomo, vieni qua Giuda, vieni qua, venite qua. Le butta dentro, questa parola gli percuote dentro. È come un martello pneumatico che buca l'asfalto, come un trapano che buca il ferro. Non ha paura. Gesù non si ferma di fronte alla durezza del loro cuore. Non si ferma di fronte al loro rifiuto. Quel loro rifiuto
esattamente identico a quello che opporranno, che già stanno opponendo, ma che opporranno definitivamente i membri del Sinedrio. Lo stesso rifiuto che opporrà anche Pilato di fronte alla verità. Il rifiuto di questa generazione. Il rifiuto di tuo figlio, fratello mio. Il rifiuto di tuo figlio, sorella mia, madre, è il tuo. Non c'è nessuna differenza tra il suo rifiuto e il tuo. Caro prete, caro parroco, caro vescovo, caro catechista, caro Antonello, il rifiuto delle persone, per dire, io sono qui in Giappone, tutti stanno, diciamo, se vogliamo, anche se gridi il Vangelo, anche se vai porta per porta, cose che facciamo, anche se vai nelle piazze, anche se incontri le persone, stai con loro 10 anni, la maggior parte delle volte continuano a avere paura, continuano a essere chiusi, a rifiutare questa novità totale. Ma questo non significa che non la devo annunciare. Questo non significa che dico, va bene, allora, no, la devo piantare nelle orecchie di queste persone. Con l'amore, con la misericordia, perché questo è la profezia, o se vogliamo, è l'inizio di che cosa? Della passione di Cristo per loro, dell'arrivo, dell'atterraggio, della semina, del mistero pasquale in loro. Questa parola, questo annuncio, questa verità, che entra e penetra e apre la strada come Giovanni Battista, prepara il compimento. E il compimento dove? In me, attenzione, in me, in te madre, in te fratello, in te prete, in te vescovo, in te parroco, in te catechista, in te Antonello, in te fidanzato, amico, in te, in me. Cioè, quello che io, come Gesù Cristo ha fatto con me, come io annuncio e pianto nelle orecchie delle persone che sono accanto a me, la parola, cioè la predicazione, la stoltezza di questo annuncio folle, stolto e folle per i religiosi e per i pagani, dice San Paolo, Cristo, Cristo crocifisso, Cristo consegnato, dato, offertosi dal Padre, offerto dal Padre alla morte, come dicevamo ieri. Questo annuncio che Gesù Cristo fa ai suoi discepoli, piantandoglielo dentro, inizia in quel momento e si compirà di lì a poco sulla croce. Così un apostolo, così la chiesa, così un prete che predica la domenica, che parla con una persona, così una madre, un padre, così un amico, un fratello, pianta nelle orecchie dell'altro il suo amore, l'amore di Cristo. Il suo amore, l'amore di Cristo attraverso di lui. Ma che quale violenza? Oh, bisogna avere rispetto. Che significa? Quante volte mi sento dire qui in Giappone, no, bisogna avere pazienza, bisogna avere rispetto, non bisogna disturbare, rompere le scatole, a ognuno ha la sua religione, ognuno. Ma che stai dicendo? Il rispetto, quello non è rispetto, quello è disprezzo. Quello è lasciare gli altri nell'ignoranza, e lasciare gli altri nella loro chiusura, e lasciare gli... ma certamente che non, che nessuna madre, nessun padre, nessun prete esigerà che le persone accolgano, ascoltino e in quello stesso momento capiscano. No, come i discepoli, perché anche noi abbiamo fatto così, anche noi facciamo così oggi probabilmente, che qualcuno ci sta dicendo una parola seria. Qualcuno sta dicendo, ti sta annunciando l'amore di Dio nella mia vita, nella nostra vita, per i nostri peccati, per i nostri adulteri, per le nostre infedeltà, per le nostre concupiscenze. Anche oggi, forse noi siamo induriti, ma non per questo la Chiesa, non per questo nostro marito, i nostri genitori, le persone che veramente ci amano, non ci piantano nel cuore e nelle orecchie questa parola. Non per questo. Quando poi questa parola la vedremo compiuta, la sperimenteremo profondamente, perché darà frutto, perché crescerà in noi, e darà frutto in noi, ci apriremo, forse, o forse no, perché anche quella è la possibilità. Ma quale rispetto per tuo figlio, quale tolleranza? Quello è odiare la persona. Se Gesù non avesse detto niente, avesse fatto, capito, l'amigone, il tollerante, no, non ti, vabbè, Pietro, tranquillo, coraggio, non capisci niente, no? Vabbè, poi capirai. Ma che, siamo matti? Significa non capire l'amore di Cristo. Non capire che la predicazione, che l'annuncio, ha un potere immenso ed è importantissimo. Perché? Perché
perché si pianta come un tarlo, come una pagliuzza dentro l'occhio, un moscerino, come la pietra pietruzza che fa cadere la montagna di Nabucodonosor. È importantissimo, fratelli, è importantissimo, è l'amore più profondo che ha Cristo per i suoi discepoli. Non li tratta da idioti, non li tratta da minusvalidi, mentali, da ritardati, da gente che... No, 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 prende sul serio la loro durezza e la percuote con l'amore. Perché, ripeto, questo mettetevi bene nelle orecchie, significa: mi sto donando ora a te, mi sto mettendo io dentro di te, mi sto io piantando dentro di te, mi sto facendo tutto a te, mi sto facendo peccato a te già adesso, ti sto amando, 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 tanto che mi sto piantando lì dentro di te, come una parola di verità, e me ne sto buono accucciato lì. E muoio come un seme e lascio che tu mi disprezzi, che mi sputi. Mi consegno a te piantandomi dentro di te. Però sono un ragno, sono un insetto, sono qualcosa che non ti lascerà tranquillo. Per questo i discepoli sono obbligati a impaurirsi, per così dire. Sono obbligati ad avere una reazione. Qual è? Il rifiuto. Stare sotto un velo, rendersi conto poi all'esplosione della verità, al momento opportuno, quando il mistero pasquale si darà nella sua pienezza, c'è un velo. Quel velo, che è il velo del Tempio, che è il velo che separava al sacro, al santo, alla comunione con Dio, che nessun peccatore poteva dire, poteva pronunciare, pena la morte. Bene, quel velo è stato rotto nella carne di Cristo sulla croce. Quel velo, questo velo dei discepoli, per cui tutto rimaneva velato, e non potevano capire, e non volevano capire, e si chiudevano sempre di più nella loro sordità, dice la parola, per paura, per la paura della morte, la stessa paura che io ho quando mi dicono una cosa, quando a te ti dicono una cosa, quando tu annunci la verità ai tuo figlio, quando lo metti in guardia, sempre partendo dal kerigma, sempre partendo da questo che Cristo si è consegnato a te. Per questo non ti drogare, cretino. Perché? Perché non hai bisogno, perché quello è morire. Cristo ha dato la vita per te, Cristo si consegna per te, si consegna a te per perdonarti. Che bisogno hai di continuare a drogarti? Che bisogno hai di stare con quella donna? Eccetera, eccetera. Di mentire, di calunniare. Quando questa arriva questa parola, Gesù Cristo si è consegnato per te. Cioè l'amore, quando l'amore di Dio arriva e illumina, e svela e smaschera il peccato, io mi chiudo tante volte, ho paura di quello che succederà, ho paura di convertirmi, ho paura di mettere la mia vita in gioco, ho paura di dire ok, dai, fai tu, ho paura perché sto difendendo i miei criteri, la mia dignità, i miei pensieri, i miei principi. Così tuo figlio magari capisce perfettamente quello che sta succedendo, che tu stai dicendo la verità, ma non lo vuole. Ha paura di perdere la propria personalità di fronte a te genitore, così tuo marito, così tua moglie. Allora lì non c'è molto da fare se non che piantarsi dentro il suo cuore, entrare con una parola e fare che Cristo la incarni in te, la incarni nella Chiesa. Non c'è parola senza martirio, non c'è parola senza autentificazione, senza certificato di autenticità, che è la vita crocifissa di Cristo, che è la vita crocifissa dell'Apostolo, che è la tua vita crocifissa, che è la mia vita crocifissa per amore. Pensavo adesso a questa mia carissima amica, Susi, giovane mamma, che sta lottando con un cancro molto, molto cattivo, molto terribile, che la sta divorando. E certo che la paura più grande, la paura più grande, la preoccupazione più grande è per, ovviamente, suo marito, ma per i suoi figli, che sono piccoli. E questa è la paura, diciamo, la più grande paura sulla terra, per la mamma giovane. Ma è la paura anche normale, che assale una mamma, che assale un papà, che assale un fidanzato, che assale un prete, di fronte alla propria debolezza, di fronte alla propria incapacità, inadeguatezza.
In questo caso per Susi è assolutamente involontaria, è un cancro, una malattia. Guardate che non c'è molta differenza. È quello che stavano vivendo i discepoli, la paura, paura di chiedere, di sapere che cosa. Che c'è solo una possibilità, di vivere bene, di vivere pienamente anche nella malattia, anzi proprio nella malattia, che è il momento in cui questa parola si compie. Susi, Susi può conficcare la parola della croce, la parola dell'amore infinito di Cristo nelle orecchie dei suoi figli, piccoli, come? Amandoli, offrendo se stessa dentro questa storia, abbracciando il cancro, abbracciandosi a Cristo sulla croce. Questo è la trasmissione della fede che nessuno può delegare. Questa è la parola di verità. Perché nascondere i propri figli? Perché nascondere una malattia? Perché nascondere una debolezza? Perché nascondere la croce, la propria croce, anche i propri peccati? Perché se tutto con Cristo concorre al bene, se Lui si è consegnato lì dentro, Lui si è consegnato in quel cancro, Lui si è consegnato nel tuo cancro, Susi. Lui è lì dentro, in quelle cellule impazzite, è lui che si sta consegnando a te, e attraverso di te ai tuoi figli, attraverso di te a tuo marito, a questa generazione, a me, che sono in Giappone lontano 10.000 chilometri, e che ogni giorno il tuo pensiero, il tuo ricordo mi dà forza, mi fa vedere Cristo vivo in questo momento, e mi aiuta a stare qui, a dare la mia vita, ad amare queste persone, ad amare il giapponese, ad amare molte volte il rifiuto. A offrire il mio cancro, cioè che è la mia debolezza, che sono i miei limiti, a conficcare l'amore di Cristo nei giapponesi, come tu lo conficchi, come tu lo metti bene nelle orecchie, nel cuore dei tuoi figli, di tuo marito, di chi ti sta intorno. Questo è il miracolo più grande. Questo è il miracolo della Chiesa, il miracolo del martirio. Dice che così, con questo imperativo, inizia qualcosa. Il fatto che ignoravano è un altro verbo, è un verbo, è un imperfetto che ha radici lontane, cioè che inizia nel passato e continua nel presente. E questo non capire, questo non conoscere, questo è di chi è lontano dalla croce, di chi ha rifiutato la croce, di chi non capisce, di chi non conosce, cioè di chi non si unisce a Cristo sulla croce, di chi è chiuso, è il peccato originale, è l'orgoglio. Ma Cristo, piantandomi dentro le sue parole, cioè il suo amore che si sta facendo carne, lui è la parola fatta carne, inizia con me una cosa nuova, rompe questo passato, questo imperfetto che mi sta distruggendo, che è l'egoismo, l'orgoglio, la superbia, la chiusura agli altri, i giudizi, lo cambia, lo stravolge. Capisci quanto è importante mettere nella testa dei tuoi figli questa parola? Per distruggere, per cominciare a distruggere, a polverizzare quello che lo sta chiudendo, l'inganno del demonio, la ignoranza che è il velo che mette il demonio con la sua menzogna. Allora bisogna un'altra parola, la parola di Cristo, che vada lì come un martello che dà sull'incudine e distrugge quel chiodo che il demonio ha messo nel cuore dei figli, di me, di te. Del mondo, questa è la missione della Chiesa, la nostra missione. Coraggio, fratelli, questa parola è meravigliosa, perché quello che fa Gesù Cristo con noi ogni giorno, camminando con noi verso Gerusalemme, lo fa in te, con le persone che sono a te affidate. Questa è la missione più grande, fratelli. Questo è ciò che genera lo stupore per quello che Gesù Cristo dice sta facendo. Che cos'è che fa? Esorcizza. Che cos'è che fa? Guarisce. Che cos'è che fa? Pianta il suo amore sulla terra. Pianta la sua croce sulla terra perché l'umanità giunga con lui verso il cielo. Tocchi il cielo, penetri nel cielo, buchi il cielo, chiuso dal demonio, chiuso dalla parola della morte. Questo amore vince l'ignoranza. Questo amore vince la cecità, la sordità, la chiusura, l'amore piantato. Piantato, cioè offerto, fratelli, offerto. Cristo è entrato nella morte. Cristo è entrato nella tua chiusura. Cristo è entrato, si è consegnato, ha fregato, ha ingannato il demonio che inganna l'uomo.
si è messo dalla sua parte e dice: mangiami, 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 ecco, mi consegno a te, il mio padre stesso mi consegna a te, capito? Invece di distruggerti, mi consegna a te. Perché? Perché è l'unico modo per distruggerti da dentro, perché è l'unico modo per entrare nel cuore di tutte le persone, nel mio cuore, nel tuo cuore, nel cuore di tuo figlio. L'unico modo è consegnarsi. Chi ha questa esperienza, inizia una vita nuova, che va verso il cielo, che non ha più fine, ha dentro, piantato nel suo cuore, nelle sue orecchie, l'amore di Cristo. E lo pianta, lo semina, si offre a questa, a tutti, a tutti. Questo è l'Eucaristia che domani celebreremo, questa Pasqua, questo mistero, che ci trascina in una vita nuova. Buona giornata.